L'amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano. Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. La peggior miseria non è la fame o la lebbra, è la sensazione di essere indesiderabile, rifiutato, abbandonato da tutti. Ricordi e pensieri di Madre Teresa si sono intrecciati fra i fedeli che il 4 settembre hanno partecipato alla canonizzazione della piccola suora di Calcutta. La matita nelle mani di Dio ha lasciato un segno nella vita di tanti, soprattutto in quanti l'hanno conosciuta personalmente, come il cardinale Angelo Comastri, presidente della fabbrica di San Pietro, e Don Abraham Cavalacat, direttore commerciale della tipografia vaticana. Il giorno della canonizzazione, mentre il Papa pronunciava le parole che dichiaravano Santa Madre Teresa, io ho pensato all'ultimo incontro che ho avuto con lei il 22 maggio del 1997 sulla via Casilina, dove ancora oggi sono le suore. Ricordo che la madre era molto affaticata e quando mi strinse la mano, lei generalmente aveva una grande forza. Invece quel giorno ho sentito tanta debolezza, perché ho percepito che la madre fosse proprio sulla via del ritorno al Signore. E io ero un po' addolorato perché il 5 maggio precedente, pochi giorni prima, era morta la mia mamma. E dissi alla madre, sto soffrendo un po', madre, perché la mamma mi manca, mi è stata sempre accanto, tutta la mia vita di sacerdote sempre accanto. E lei mi disse, ma non devi essere addolorato perché il paradiso non allontana le persone, il paradiso le avvicina. La mamma ora ti è più vicina ora di prima, stai tranquillo. Mi dettero tanta pace queste parole. Poi mi prese la mano e mi disse, anch'io presto andrò in cielo, ti sarò sempre vicino. La canonizzazione è una proclamazione come santa per tutta la Chiesa. Io direi, era già santa per tutto il mondo, perché ha abbracciato tutti, i poveri, i bisognosi, abbandonati, erano per lei la ricchezza per Cristo. Secondo me quello che ci dice Madre Teresa è questo, di non avere nessuna barriera fra persone, sempre andare verso gli altri con l'amore profondo di Cristo. La canonizzazione ha proclamato lei come una santa per tutto il mondo, tutta la Chiesa. Certamente, Madre Teresa ci insegna ad essere misericordiosi, di guardare con la misericordia di Dio, con l'amore di Dio. Spesso, io ricordo, Madre Teresa metteva la mano sulle persone. Un tocco umano. Era necessario, quel tocco era un tocco di Dio. Che ogni incontro con Madre Teresa potremmo dire che era un fioretto francescano. Ma mi rifaccio ancora all'ultimo incontro. La madre mi disse che veniva da New York, poi doveva andare a Dublino, dove abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra, lì soccorriamo i poveri che stanno sotto i ponti del Tamigi, poi devo andare a Varsavia, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare ad Hong Kong, poi torno a Calcutta. Io invece, madre, ma lei non può fare una fatica del genere. Aveva una bomboletta di ossigeno, prendeva sempre ossigeno e lei mi disse, ricordati che la vita è una sola e io devo spenderla tutta fino all'ultimo respiro per seminare amore. Quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità e io cerco di riempirla finché ho tempo. Per me Madre Teresa è un esempio grande della misericordia di Dio. Sono contento che il nostro carissimo Papa Francesco ha scelto quest'anno della misericordia come un esempio forte per essere misericordiosi. E un esempio forte è Madre Teresa. Un segno luminoso, un esempio luminoso. Una donna forte, coraggiosa, semplice e bella. E bel fiore di Cristo nel mondo di oggi. La cerimonia di canonizzazione presentata lo scorso 2 settembre in Sala Stampa Vaticana anche alla presenza di Suor Mary Prema, Superiora Generale delle Missionarie della Carità, è stata arricchita da tanti eventi commemorativi e di solidarietà. I Musei Vaticani, ad esempio, hanno allestito un tributo, omaggio a Madre Teresa, con 13 gigantografie selezionate dall'archivio fotografico dell'Osservatore Romano e un video realizzato dal Centro Televisivo Vaticano. Un modo per rivivere e riscoprire la dolcezza del sorriso di Madre Teresa, fonte di consolazione e misericordia per tanti. I believe that mothers smile
Ritengo che il suo sorriso fosse il miglior regalo per Gesù e per noi tutte, perché le persone, vedendo quel sorriso, non avessero tristezza nel cuore e comprendessero appunto la gioia e la speranza che derivano da un cuore che prova amore per il Signore.